Sì, anche io voglio ringraziare la CNA per il contributo importante, la discussione, anche attraverso un approfondimento che ci consente di rovesciare il cannocchiale e di focalizzare l'attenzione su temi davvero importanti, significativi e non perderci in questioni marginali, insomma, dando libero sfogo al provincialismo che è una male della politica. Anche qui in Sardegna abbiamo subito questa malattia. C'è una bella frase di un geografo e di un cartografo che dice: non guardare il mondo con gli occhi del tuo paese, guarda il tuo paese con gli occhi del mondo. E l'idea di ragionare attorno a modelli che da altre parti. Barcellona, io mi sono occupato dei progetti strategici della Comunità Valenciana, li ho approfonditi, ma ci sono in altri paesi, approfondimenti, soluzioni operative, modelli organizzativi, innovazioni normative che credo sia utile approfondire rispetto ad una complessità che io riassumerei in tre punti, insomma, tre sollecitazioni anche alla luce del dibattito che è scaturito dalla presentazione davvero interessante della relazione dell'architetto. Il primo tema è quello della pianificazione, il secondo quella degli strumenti normativi a disposizione, sulla loro adeguatezza, il terzo quello delle risorse. Parto dal tema della pianificazione anche prendendo spunto dall'intervento di Pier Sandro Scano, del presidente dell'ANCI, perché è vero che in Sardegna c'è un fortissimo ritardo nei processi di pianificazione locale, certamente resi complessi dalla necessità di arricchire i piani urbanistici comunali delle varie pianificazioni, i vari PAES, i piani particolareggiati, i PAI, i piani dei litorali, la necessità di addensare all'interno di un unico quadro di pianificazione processi di dettaglio pianificatorio particolarmente complessi che hanno messo in grandi difficoltà i comuni. E questo è il vero problema su cui la Regione deve intervenire per aiutare i comuni a pianificare. Non è tanto il sostegno economico, perché se devo guardare a quello, la Regione ha dato tanti di quei soldi a tutti i comuni della Sardegna che non hanno mai rendicontato, la maggior parte. E anche con la finanziaria di quest'anno abbiamo inserito 3 milioni di euro per spingere ancora finanziariamente, aiutare i comuni a far ripartire la macchina della pianificazione. C'è necessità di una volontà politica. La volontà politica credo abbiamo dimostrato di averla noi come Regione quando abbiamo deciso di dare un forte impulso ai processi di pianificazione, sottoscrivendo con le realtà più difficili, più complesse. Olbia, Alghero, Sassari, Arzachena, con i quali abbiamo avviato un percorso di collaborazione che ha portato e sta incominciando a dare i primi frutti. Il PUC di Sassari è stato approvato recentissimamente, quello di Nuoro pure. Ci sono tutta un'altra serie di altri strumenti urbanistici locali che stanno avviando verso il percorso di adeguamento al piano paesaggistico regionale. Quindi il tema della riqualificazione, rigenerazione, recupero, rinascimento, come vogliamo chiamarlo, è un tema che chiaramente può avere successo se inserito all'interno di un processo pianificatorio coerente, su base locale, su base territoriale, perché se l'obiettivo è quello che la ricerca ha fatto emergere con molta chiarezza, della elevazione degli standard di qualità, dei bassi costi, 500 euro a metro quadro, sentito, era forse
del minimo impatto ambientale, dei risparmi energetici. E se vogliamo combattere la tentazione di focalizzare la nostra attenzione sui microinterventi, che l'insuccesso dei vari piani casa, in alcuni casi è noto a tutti, occorre, credo, intelligenza, capacità di ricerca, risolutezza, coraggio anche nello scrivere norme e nel realizzare progetti adeguati, ma serve soprattutto lavoro coordinato. Se posso dire, secondo me serve anche uno salto culturale generalizzato che riguarda le imprese, riguarda certamente la politica e riguarda anche i cittadini, la mentalità, cioè il pensare all'abitazione non come a quel luogo, a quella scatola dove uno nasce e poi muore, che non cambia. Ci sono moltissimi tabù su questa materia. Il tabù della demolizione e ricostruzione, cioè che non si possa demolire un edificio anche quando fa schifo, quando non ha nulla di storico, non ha nulla di unico, non ha nulla di irriproducibile, però dobbiamo pensare a ristrutturarlo, sapendo che la ristrutturazione, l'adeguamento di quell'edificio ci costa molto di più che buttarlo giù e ricostruirlo. A livello europeo, i grandi progetti di ricostruzione delle banlieue parigine, banlieue significa non luogo, hanno fatto un'agenzia nazionale per governare questi non luoghi, delle periferie che separano i centri storici, certamente da tutelare, unici, irriproducibili, ma che sono un quarto dei nostri aggregati urbani. In Italia ci sono 120 milioni di vani, solo 30 milioni appartengono a quei centri storici unici, ripetibili, da non toccare. Tutto il resto è fatto di edifici che possono essere benissimo ricompresi all'interno di un processo di riqualificazione. Il vero progetto strategico di riqualificazione urbana basato sul risparmio energetico non sta tanto nel mettere quattro pannelli solari su palazzi che fanno schifo, quanto a pensare a demolire e ricostruire all'interno di un progetto organico di risistemazione di palazzi, di quartieri, di periferie, che è, mi pare, oggetto della discussione portata avanti sul piano culturale dall'architetto Piano, da Renzo Piano, che su questa materia sta facendo una riflessione, una battaglia credo importante che stimola tutti quanti noi. Tutto questo si può fare se si garantisce la possibilità anche di interventi sostitutivi, superando la logica però dell'approccio espropriativo, del solo approccio espropriativo, che la pubblica amministrazione non è più nelle condizioni di sostenere per evidenti limiti di sostenibilità economica, affiancando ai principi perequativi quelli compensativi. In questo senso, all'interno di questo DL 130, noi abbiamo introdotto una serie di elementi che vanno nella direzione anticiclica del bonus volumetrico, ma questo l'abbiamo inserito sempre e comunque in cambio di un impegno da parte del beneficiario di fare efficientamento energetico, sempre. Non è un premio volumetrico regalato, è un premio volumetrico, un bonus volumetrico in cambio di qualcosa, nel sostenere le filiere dell'abitare, quelle riguardanti l'utilizzo di materiali locali, quelle riguardanti la cosiddetta green economy, che in alcuni paesi, soprattutto nelle zone interne, hanno una loro rilevanza. E noi crediamo che
questo processo virtuoso possa portare a un miglioramento della qualità architettonica ambientale e ad un ammodernamento complessivo. Certo, è una sfida che va vinta tutti quanti insieme, e per vincerlo occorre condivisione. Occorre ad esempio che ci sia la capacità di dialogare, di dialogo tra tutti i soggetti pubblici coinvolti. Penso all'enorme quantità di patrimonio demaniale a cui faceva riferimento il sindaco di Cagliari prima. ANCI ha costituito una fondazione patrimonio comune per la gestione di tutto il patrimonio trasferito dallo Stato direttamente ai comuni. Noi abbiamo l'articolo 14, abbiamo senz'altro una grande quantità di immobili che possono essere inseriti all'interno di progetti integrati, territoriali integrati, ridisegnare, ricostruire sulla base di un processo di pianificazione che consenta di capire bene che tipo di utilizzo possiamo farne di questo enorme patrimonio. L'assessore Marras prima faceva riferimento al campus e alle finalità di formazione. A Cagliari è stato aperto un dibattito sulla carcere dismesso di Buoncammino, ma la quantità è talmente degli immobili è talmente grande che credo che valga la pena di proseguirlo questo dibattito. Però non ci deve essere solo una vasta condivisione a livello interistituzionale, a livello orizzontale. Io credo che il dibattito vada allargato, per esempio, alle grandi proprietà immobiliari private, ai fondi privati di investimento e alle istituzioni finanziarie italiane e comunitarie. Quindi da questo punto di vista il convitato di pietra all'interno di tutto questo ragionamento è quello che riguarda questi soggetti. Non c'è solo la regione e il partenariato economico-sociale che mette insieme i vari portatori di interessi. Occorre fare una valutazione attenta. Io voglio preannunciare qui la prossima approvazione in giunta di una delibera importante di indirizzo sulla gestione di tutto il vasto patrimonio di proprietà regionale, che non comprende solamente gli immobili, riguarda le terre pubbliche inutilizzate, incolte, riguarda quei patrimoni diffusi che possono avere una valorizzazione turistica, le stazioni lungo le linee ferroviarie dismesse, il patrimonio esistente sulle coste o lungo i porti, quindi le concessioni demaniali e così via, attorno ai quali si possono costruire progetti di filiera che possono anche dare respiro, oltre che rispondere ai temi che stiamo qui discutendo. Insomma, si tratta di chiudere un ciclo storico post-bellico che non si è ancora realmente avviato qui da noi, perlomeno. Non più espansioni urbanistiche disordinate, bensì volontà di puntare sull'esistente senza consumare il suolo. Sono d'accordo su Pier Sandro Scano che occorra una legge regionale di consumo del suolo sulla base del DL Catania, della riflessione che si sta facendo a livello nazionale, che noi dobbiamo portare. È indispensabile l'estensione del piano paesaggistico limitato agli ambiti costieri e alle zone interne, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la nostra agricoltura. Occorre dare soluzione ai problemi energetici, di tutela del paesaggio e di rilancio dell'intera economia. Ecco, in questo senso io credo è indispensabile, è molto importante il lavoro che è stato fatto dalla CNA, perché è un contributo positivo. Questo contributo positivo io non l'ho riscontrato, per esempio, nella polemica di questi giorni, nella discussione di uno strumento normativo che abbiamo detto non è una legge urbanistica, ma io vi inviterei a leggere all'interno del DL 130, insieme con tutte
le norme anticicliche fortemente sollecitate, richieste, ma che hanno tutti i limiti che conosciamo e dai quali non ci aspettiamo nulla di più e nulla di diverso da quello che possono realmente dare. Io invito tutti quanti voi a leggere l'articolo 28 bis. Adesso, se la legge verrà approvata la prossima settimana, diverrà legge, che parla di programmi integrati di riqualificazione urbana. C'è scritto tutto quello che è stato detto qui. Si tratta di uno strumento normativo moderno, aggiornato, che costituisce la cornice istituzionale e la disciplina di tutti quegli strumenti che poi sul piano della programmazione territoriale, dell'utilizzo delle risorse europee, verrà gestita con gli strumenti finanziari a cui si è fatto riferimento, all'interno di un quadro istituzionale rinnovato, con una pianificazione non più solo comunale, ma territoriale, corrispondente ad un ambito sovracomunale che gestirà anche i processi non solo di pianificazione ma anche di gestione edilizia. Ricordo l'obbligo di gestione associata delle funzioni, lo sportello unico dell'edilizia, la nuova pianificazione territoriale a cui ugualmente si darà impulso, che obbligherà gli operatori locali, gli amministratori locali a prendere atto di una nuova dimensione organizzativa certamente diversa rispetto a quella che siamo abituati a conoscere sino ad ora, con le province, con i loro piani urbanistici provinciali ben sistemati nei cassetti che nessuno di voi penso conosca nei dettagli operativi, e con la volontà di fare un passo in avanti decisivo. La legge urbanistica noi la presenteremo da qui a pochissimo tempo, e questi, così come anche abbiamo preso l'impegno che manterremo di lavorare nell'estensione del piano paesaggistico e nella riduzione di tutti quegli elementi che impediscono di fatto ai comuni o limitano fortemente i processi di pianificazione locale a cui faceva riferimento Pier Sandro Scanu. I tempi lunghi delle trasformazioni urbane sono anche legati dai tempi lunghi di un apprendimento sociale e organizzativo che non possiamo trascurare, perché le innovazioni, perché di grandi innovazioni noi stiamo parlando, hanno successo se sono accompagnati da processi di inclusione sociale, processi di partecipazione, che è l'altra grande sfida di cui poco si parla, ma che secondo me rappresenta un fattore critico di successo di assoluta importanza. Noi possiamo avere visioni politiche, strategie coerenti, strumenti regolativi, incentivi economici, ma se poi le persone che sono chiamate ad attuare i piani, a rispettare le norme, a ricercare le risorse, non sono adeguatamente formati e accompagnati, credo che questo processo abbia forti criticità all'origine. Quindi su questi tre temi credo che la sfida possa essere raccolta. Lo dico anche a nome del Presidente della Regione, che mi ha chiamato e mi ha pregato di salutare tutti i partecipanti al convegno. Io sia al presidente Pigliaru che all'assessore Paci, che è parte magna pars direi in questa di questa discussione, riferirò dei contenuti di questo importante dibattito, di questa importante discussione, ma che non termina qui direi. Per quanto mi riguarda, questo è l'inizio,
di un lavoro comune, la programmazione territoriale oggetto di un'importante delibera di una giunta della settimana scorsa, gli interventi territoriali integrati, la volontà, credo testimoniata dai fatti, di accompagnare i comuni più grossi, delle municipalità più grosse, Cagliari, Sassari, Olbia, in processi di pianificazione che consentano di scadenzare anche i tempi di risposta della pubblica amministrazione, la volontà di costruire una legge urbanistica che aggredisca quei nodi gordiani che hanno limitato, proprio per la complessità dei temi a cui ho fatto riferimento prima, la parte urbanistica, quella ambientale, quella idrogeologica e così via, quella di tutela paesaggistica, i vari soggetti coinvolti molte volte in passaggi paralleli che difficilmente, raramente si incontrano e che generano allungamento di tempi e complicazioni di procedure, sono tutti temi che verranno affrontati nella legge urbanistica. Due parole sulla DL 130 in discussione. Non è un piano casa. Rispetto al piano casa, al vecchio piano casa, ci sono elementi non secondari da considerare. Intanto quell'elemento che ho detto di introdurre bonus volumetrici condizionati e comunque con limite di cubatura, condizionati dalla realizzazione di interventi che puntano all'efficientamento energetico, all'utilizzo di materiali locali o allo sviluppo all'utilizzo di materiali che consentano la promozione e lo sviluppo della cosiddetta green economy. Meccanismi premiali per gli immobili all'interno di comuni che abbiano già adeguato il proprio strumento urbanistico al PPR, in modo tale da spingere e stimolare in quella direzione. Meccanismi e strumenti di salvaguardia dell'agro, questo in attesa della pianificazione di dettaglio nelle zone interne, ma soprattutto in attesa di un altro strumento che stiamo mettendo a punto e concludendo, cioè la carta d'uso dei suoli di unità delle terre che stiamo ugualmente concludendo e portando avanti. Ci sono tutta una serie di elementi che ci portano a enucleare, ci hanno portato a enucleare il meglio di quegli elementi che in tutte le regioni d'Italia ha portato le regioni a come dire, ampliare e a utilizzare dei meccanismi all'interno delle varie leggi sui piani casa regionali verso una direzione di novità istituzionale, di modernità e di superamento di tutti i limiti che conosciamo legati agli strumenti normativi del passato, legge 45, legge 23. Quindi ringrazio ancora e credo che ci dovremo risentire per la parte che riguarderà la messa a punto del vero strumento, la legge urbanistica che stiamo mettendo a punto in bozze, che proporremo anche al dibattito pubblico, e nelle prossime settimane prenderemo contatti in questa direzione. Grazie.